Londra chiama. E quando Londra chiama, Alessandro risponde. Ciao Alessandro Locke, buongiorno. Good morning London, possiamo dire. Good morning. Good morning. Come vanno le cose lì sotto nel regno di Re Carlo, diciamo? Senti, cerchiamo di aiutare tutti quei ragazzi che probabilmente stanno pensando, ma sai che faccio mamma, finito la maturità, me ne vado a Londra così imparo bene l'inglese. Imparo bene l'inglese, faccio 3 mesi il cameriere, sì. Insomma porto a casa 2 soldini e poi torno in Italia. Non è così facile. Non si può fare no? più questa cosa, no? Non si può fare più, non c'è più scampo. Purtroppo mi dispiace che tutti quei ragazzi di cui ecco parlavi te, Anna, non possono vivere quello che magari molti di noi hanno vissuto, certo. Sia per l'appunto una breve esperienza, soprattutto d'estate, si tira su qualche spiccio, si impara l'inglese, perché proprio in questa settimana ha aumentato ulteriormente il Regno Unito il salario minimo obbligatorio che un datore di lavoro deve dare a una persona che arriva dal Regno Unito, perché ricordiamo, scusami, dall'Unione Europea, perché ricordiamo, sì, dal 2021 già entrata in vigore la Brexit, quindi si poteva entrare solo con i passaporto, solo con una proposta di lavoro, però quella proposta di lavoro era di 28.000 sterline. Adesso invece è arrivata a 38.000 sterline. Questo sta a significare proprio in soldoni che sì. Se un ristoratore vuole assumere un cameriere italiano, francese, spagnolo, quindi comunque un ragazzo dall'Unione Europea, deve spendere, ve lo tramuto in euro, sì. Più di 3.600 euro al mese. Cosa è proponibile, perché certo. Immaginiamo neanche in Italia un ragazzo alle prime armi riesce a ricevere così tanto. Perché è stata fatta questa cosa, Alessandro? Perché vogliono filtrare tutto il flusso migratorio all'ingresso, aumentando, diciamo, rendendolo più skillato, perdonami questo neologismo tra italiano e inglese. Però ecco, dati alla mano, da una parte questa scelta del governo di volere un flusso migratorio più di qualità, dall'altro mancano più di 1 milione di posti di lavoro, soprattutto nell'hospitality, quindi quello che dicevamo, ristoratori, camerieri, ragazzi che lavorano al pub, magari in reception, negli alberghi. Perché? Perché, come ti dicevo, è improponibile, cioè, che un datore di lavoro paghi così tanto una persona che neppure ha mai visto. Allora, devo dire che sì, un filtro e soprattutto rendere le persone in condizioni di vivere in maniera decente in Inghilterra, c'è anche questo ovviamente nel provvedimento che è stato preso, però mi immagino che trovare camerieri e tutto per una città grande come Londra con questi paletti sarà oltremodo difficile, quindi poi dovranno fronteggiare la mancanza proprio di personale. Ovviamente la Brexit sappiamo, ma gli inglesi sono un po' tornati indietro, no? Sono tornati indietro. Dietro le ultime statistiche, quindi dati alla mano, molti di coloro che avevano votato Brexit, ovviamente non tutti, reputano sì la scelta fatta sbagliata. E vabbè, ormai non si può tornare indietro, peggio per loro.